Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come sapete, amo parlare di anti-aging, di benessere, di equilibrio ormonale, però essendo urologo ho anche l'obbligo professionale talvolta di parlare di urologia, dove il più delle volte non è la ricerca del benessere, ma si parla di patologie, di interventi chirurgici e di effetti iatrogeni da interventi chirurgici. Ad esempio, l'intervento di prostatectomia radicale serve a eliminare la prostata affetta da cancro, appunto, della prostata, oggigiorno per via laparoscopica, però vi sono chiaramente delle condizioni post-operatorie che non possiamo far finta di non conoscere, essenzialmente la disfunzione erettile e l'incontinenza urinaria. Sono fenomeni che spesso avvengono, filmati su consenso informato. Le tecniche nerve sparing permettono un recupero quasi immediato in alcuni casi, quando è possibile nella radicalità dell'intervento rispettare i fasci vasconervosi. Esistono però segni o sintomi che talvolta, specialmente magari nell'inesperienza, nel medico giovane, non sono conosciuti. Uno di questi è la climacturia, la perdita di urina nel paziente operato chiaramente di prostatectomia radicale durante l'eccitazione e anche durante l'orgasmo. Chiaramente è un sintomo imbarazzante per il paziente, imbarazzante per la coppia, poco conosciuto anche nel termine. Non pochi di voi avranno sentito parlare di climacturia. Ecco, esiste. Ricordiamocela, è una perdita urinaria durante l'eccitazione. Non è così rara perché uno studio multicentrico su 3.027 pazienti operati di prostatectomia radicale ha rilevato come il 23%, quindi un numero importante, effettivamente magari non dichiarata per pudicizia, fosse poi affetto da climacturia, perdita di urina con l'eccitazione. E in questo gruppo un 14% delle partner ha manifestato chiaramente un disagio importante durante l'intimità durante il rapporto sessuale, quindi ancora non si sa bene in che modo poter arrestare questo fenomeno, non ancora del tutto alle basi fisiopatologiche, però è importante quindi che il paziente venga avvisato prima dell'intervento, oltre che dei classici sintomi e segni che vi ho detto, dell'incontinenza urinaria e della disfunzione erettile. Una volta recuperata magari l'erezione e permanendo una componente di incontinenza urinaria, sapere che ci può essere questo disagio, questo sintomo che chiamiamo climacturia, che deve essere conosciuto e spero, specialmente con tecniche di riabilitazione e di riabilitazione del pavimento pelvico e di rinforzo della muscolatura del diaframma urogenitale, recuperate perlomeno ove possibile. Bene, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.